voi sarete chiamati, se volete ovviamente, a dare una mano in questa direzione, perché noi affronteremo questi problemi, alcuni dei più importanti li affrontiamo oggi, ma nelle prossime settimane possiamo e dobbiamo costruire anche a livello locale, nei vari territori, l'organizzazione di eventi analoghi, proprio per portare persone che oggi sono fuori dalla politica, che hanno voglia, che credono nella possibilità che esista in Italia una piattaforma liberale popolare, che vogliono dare il contributo di idee, di professionalità, il contributo a tutti i livelli. Devo dire che in questi giorni abbiamo tanta energia che ci sta intorno, vedete tutte le magliette gialle, sono più di 200 volontari che ci stanno dando una mano e che voglio ringraziare. E allora abbiamo avuto una risposta straordinaria, in fondo è una conferenza programmatica, quindi adesso sentirete molti interventi densi, pieni di contenuto, di idee, di proposte. Le persone che oggi parleranno sono persone molto generose, sono persone indipendenti, libere, non aderiscono per forza a Energie per l'Italia, ma sono persone che pensano che sia giusto che in Italia ci sia un'alternativa, che non ci sia soltanto o Renzi o il caos. Ma pensiamo che sia importante che in Italia ci sia un'alternativa di governo liberale, affidabile, forte, che sia in grado di dare delle soluzioni programmatiche ai problemi che oggi in questo momento gravi e pesanti che ha l'Italia. Ne parleremo molto in questi giorni. E tutte le persone che vengono, ripeto, lo dico anche per difendere la loro indipendenza, molti di loro vengono qua e spesso hanno guardato anche altrove dal punto di vista dell'interesse politico. Ma il fatto che vengono qua dimostra la loro indipendenza e la loro generosità. E ripeto, non aderiscono ovviamente per forza all'iniziativa che noi stiamo prendendo. Però oggi a Milano nasce una cosa, nasce una comunità politica nuova che vuole continuare a vivere in Italia, che vuole continuare a tirar fuori energie positive dell'Italia. E non è una comunità politica contro i partiti, è una comunità politica che dà un contributo ai partiti, che sta dentro il centro-destra. Che sta dentro il centro-destra, che deve stare integrata in questo, che vuole portare una mano, che vuole dare una mano, che vuole dare un contributo. Credo che il contributo sia una cosa utile per tutti. Penso che sia una cosa utile per tutti perché il centrodestra in questi anni ha perso molti milioni di voti e il fatto che li abbia persi vuol dire che è necessario ricostruire un rapporto di fiducia col centrodestra e forse è utile che la ricostruzione di questo rapporto di fiducia non sia soltanto un lavoro autoreferenziale interno ai partiti, ma che sia un lavoro non contro i partiti, ci mancherebbe altro, io credo nella politica e credo nei politici, specie quelli che hanno voglia e hanno energia per cambiare l'Italia. Però penso che nello stesso tempo la politica, se si apre, ha delle possibilità di crescere. Se si chiude in se stessa, rischia di perdere il contatto con la realtà. Ecco, quello che dobbiamo fare oggi è questo. Quindi il lavoro che noi continueremo nelle prossime settimane sarà un lavoro di contenuti su dei temi e territoriale. E quindi tutti voi, ovviamente, sarete molto importanti nella costruzione di questi contenuti. Tante persone oggi avrebbero voluto parlare. È solo un inizio, ci sarà tanto tempo di lavoro da fare e ci sarà, credo, sono sicuro che avremo l'opportunità di avere nel giro di qualche mese un vero e proprio programma di governo da fornire ai cittadini italiani, perché loro si sentano sicuri, si sentano sicuri, lo dico anche alle comunità internazionali, lo dico ai mercati, non è vero che in Italia c'è una sola alternativa. In Italia ci sono due alternative valide, serie, importanti, che possono dare un contributo al Paese. Sono due alternative, certo, in questi giorni vedrete in modo forte, profondo, qual è la nostra profonda differenza con il centro-sinistra. Ma sono due forze politiche che si competeranno nei prossimi mesi sullo scenario politico italiano, ma il centrodestra rappresenta la vera opportunità per far ripartire, per far crescere questo Paese. E tutto il mondo e tutta l'Europa ha bisogno che l'Italia torni a crescere. Ha bisogno che l'Italia esca da queste politiche gradualiste che non hanno cambiato il nostro profilo di crescita, che da 20 anni, guardate oggi i dati del Centro Studi di Confindustria, tengono un Paese fermo. Noi non possiamo più permetterci di avere questo Paese fermo, la situazione è drammatica. Alla situazione drammatica non si può rispondere con un po' di ottimismo di facciata.